solamente il tappetino per la lezione di oggi e basta. Quindi venite su. Vi ho perso tutti, attivatevi la web, se no sembra che parlo da solo. Ok, grazie. Bene. Piedi larghi quanto il bacino, rilassate le spalle, lasciate cadere le braccia lungo i fianchi, prendendo l'aria portate avanti il bacino, buttando l'aria lo portate dietro. All'inspirazione avvicinate gli ischi tra di loro, all'espirazione li riportate distanti fra loro. E inizio a fare questo movimento di scivolamento in avanti e indietro col bacino. Porta pure una mano sul ventre, l'altra mano nella regione lombare e osserva come il tuo bacino scivola un po' avanti e un po' indietro. Le ginocchia sono leggermente piegate. Continuo a fare questo piccolo lavoro di percezione. Ok, portando in retroversione il bacino e in anteroversione. Ritorno adesso in posizione neutra con le pelvi, ginocchia stese e fai lo stesso movimento filando da una parte all'altra, destra e sinistra. Lavora sempre col tuo bacino. Osserva come un lato dell'anca si solleva rispetto all'altro ogni volta che fai questo movimento, aiutandoti con le ginocchia. E adesso associa tutti i movimenti e inizia a fare dei cerchietti col bacino. Disegna proprio dei cerchi partendo dalla retroversione, poi lo sposti verso destra, lo porti dietro e a sinistra. Prova a isolare solo il movimento del bacino e poi torna dal lato opposto. Quindi inizia a fare le tue circonvoluzioni nella direzione opposta. Continua questo movimento di rotazione. Poi ti fermi di nuovo nella tua posizione centrale e riprendi a fare quel movimento di scivolamento che abbiamo fatto prima. Lo porti un po' avanti e un po' indietro. Unisci gli ischi fra loro e li separi. Mantieni adesso gli ischi separati fra loro, quindi crea spazio tra le ossa del bacino. E senti di aver sembrato abbastanza più sforzo di separarle un po' di più. Da questa posizione prendi l'aria ed espirando, appoggi la colonna verso il basso, mantenendo sempre lo stesso spazio fra gli ischi. Quindi il busto non va troppo in giù, si ferma più o meno a metà tra la caviglia e il ginocchio. Lentamente riavvolgi la colonna verso l'alto e ritorni su. Ritorna a spalancare gli ischi, metti il busto in avanti. Non scivolare troppo in basso, altrimenti loro finiscono. Apri le ossa del bacino, prendi l'aria ed espirando ti sposti in stazione retta. Lo fai ancora per una ripetizione. Prima spalanchi le ossa e poi lentamente metti il busto in avanti. Da questa posizione ti chiedo di scivolare più che tu verso il basso e mantenere morbide le braccia, il collo e le spalle, mantenendo le ginocchia flesse tra loro. Lentamente riavvolgi la colonna verso l'alto, fai salire solo la fine della tua testa. Le mani vanno sulle cosce, prendendo l'aria, scivolano in avanti con gli ischi spalancati. Espirando, retroversione del bacino mi porta su. Come se facessi un calf stretch. È sempre con un po' più di fluidità.
continuità, vado avanti inspirando e ritorno su all'espirazione, prendendo l'aria, quindi apro le clavicole, apro lo sterno ed espirando le pelvi vanno un po' in avanti e ti riporti. Lo fai ancora per qualche ripetizione, cerca sempre di rendere il movimento un po' più fluido. L'ultima ripetizione ti riporta completamente su. Da questa posizione, prendendo l'aria, vieni su con le braccia e respirando le riporti verso il basso. Fai questo piccolo movimento senza attivare quei capelli, quindi cerca di allontanare le spalle dalle orecchie. Pensa che queste braccia siano leggerissime, quindi falli di iniziare verso l'alto e con leggerezza, le braccia del basso. Rimano giù con i palmi verso l'aria ed espirando ritorni al centro, stare sempre le braccia sul tuo plexi e all'estero ritorni. Lo fai ancora una volta col braccio destro e un'altra col braccio sinistro, poi ritorni giù, dei piccoli cerchietti con le spalle verso la parete posteriore. Che mano a mano diventano sempre più grandi, cresci con queste braccia fino a portarle nuovamente su. Da qui, roll down, ci porta verso il basso, flettile le tue ginocchia, abbandona il collo verso il basso e col passaggio ti poggiano a terra. Inizia a disegnare dei cerchietti con la punta del tuo naso, quindi dai un po' più di mobilità al tratto cervicale, fai dei cerchietti da un lato e poi cambi la tua direzione di cerchio. Ritorna con la testa ferma al centro, morbide le ginocchia lentamente e rimbombi verso l'alto, recupera la tua stazionetta. Da questa posizione, prendendo l'aria, apri le braccia sì e apri la tua gamba destra. Lentamente vieni, calda un po' quelle anche. Ritorna poi al centro, quindi all'inne, apri la gamba per le braccia, scendi in un piccolo squat, all'estero recuperi il movimento al centro. All'in, vieni giù, all'estero ti riporti al centro, e ancora per qualche ripetizione. Prendi l'aria quando scendi nello squat, butta l'aria quando ritorni su. All'in, apri, all'estero chiudo. Spingi leggermente le ginocchia verso l'esterno, e i glutei dietro, attiva sempre il tuo ombelico quando devi ritornare. Lo fai ancora una volta e mantieni la posizione di squat. Le braccia spingono contro le pareti laterali. Apri bene il tuo petto, prendi l'aria ed espirando le braccia vanno su, la gamba va al centro. E quindi all'in, ritorno e squat. All'est, accompagno una gamba verso il centro. All'in giù. All'est, vengo su. Lo faccio ancora per la ripetizione. All'in, vado in squat. E all'est, recupero la gamba. La riporto parallela all'altra. Roll down. Oscilla il peso del busto a destra e a sinistra delle tue gambe. Le braccia sono leggere, scivolano verso il basso. Blocca poi il movimento al centro, piega le ginocchia e lentamente ti riporti su. E lo ripetiamo esattamente dall'altra parte. Quindi, all'in, apro e vado in uno squat, all'est, porto sull'altra gamba. All'in, vado giù, all'est, torno. In.
Ancora una ripetizione, poi mantengo la gamba verso l'alto. Mantieni qua la gamba, attiva il tuo ombelico. Ombelico attaccato alla colonna, guarda un punto fisso davanti a te. Giù la gamba e torno giù in roll down. Articola bene le vertebre della tua colonna quando vieni giù in questo roll down. Partire sempre la posizione, la, il movimento dal capo. E poi proseguire sulle vertebre cervicali, toraciche. E alla fine quelle lombari. Fletti le ginocchia, lentamente ti riporti su con un movimento che è esattamente opposto a quello che abbiamo fatto prima. Da qui all'inspiro, apri con scuote, cambio di nuovo gamba. All'espiro, torno su, mantengo la posizione, lavoro in equilibrio. In, le mani vanno avanti, la gamba si stende. Stende all'esteri, torno su. In, est, quando prendo l'aria le braccia sono parallele al pavimento e alla gamba. All'espiro le riporto su. Faccio ancora tre ripetizioni. Ricerca l'allungamento e l'estensione del ginocchio. L'ultima ripetizione la mantengo. Piede in flex, riporto giù. Vado direttamente dall'altra parte, quindi all'in vado giù in squat. All'est le braccia vanno su, recupero la gamba. Prendo l'aria, stendo la gamba, braccia avanti. All'est le riporto su. In, stendo la gamba. Est, vengo su, lo faccio ancora per 4 ripetizioni. Ginocchio steso, gamba più o meno parallela al pavimento, così come le braccia. Ancora una, la prossima la mantengo, lavoro con l'isometria. Piede in flex e ritorno giù. Prendi l'aria, vengono sulle braccia ed espirando riavvolgi la colonna, ritorno giù in un roll down. Le ginocchia si stendono e i polpastrelli toccano terra. Fletto le ginocchia e lentamente mi riporto su, recupero la stazione retta. Prendi l'aria, ritorno in squat. All'espiro vengo su con le braccia, recupero la gamba. All'in stendo direttamente la gamba, adesso la riporto su e faccio un'altra ripetizione e la mantengo. Le braccia si aprono a T. Da questa posizione lavora solo con la tua gamba, fagli fare un mezzo cerchio, la riporti al centro. Un mezzo cerchio al centro. E ancora uno. Ancora un altro. E l'ultimo ritorno con la gamba stesa. Piede in flex. Giù la gamba, giù le braccia. Vado direttamente dall'altro lato. All'in vado giù in squat. Apro le braccia. All'est la gamba viene su insieme alle braccia. All'in avanti, stendo. All'est ritorno. Un altro lo mantengo. Le braccia vanno a T. Lavoro solamente con la mia gamba. Faccio un mezzo cerchio e recupero la gamba al centro. Ancora uno. Ancora un altro, ancora un altro. L'ultimo mantengo la gamba stesa al centro. Piede in flex, mi porto giù. Le braccia si sollevano verso l'altro, l'altro ritorna in roll down. Da questa posizione cammino con le mani sul tappetino. Giù le ginocchia, recupero la posizione della foglia. La fronte si attacca al tappetino. I gomiti si poggiano a terra, le mani si stendono bene, le dita sono ben separate fra loro. I pollici più o meno si guardano e il dito medio rivolto verso il centro. Da questa posizione le spalle si separano dalle orecchie, raggiungo la posizione quadrupedica e mi appoggio sui gomiti. Le ginocchia sono separate quanto alla larghezza delle ossa del bacino e sono esattamente sotto le anche. Lavoro il calf stretch, quindi all'inspirazione prendo l'aria, separo gli ischi, all'espirazione mi guardo l'ombelico, mi arriccio. All'in, avanzo con il collo che si muove insieme a tutta la colonna, all'est guardo l'ombelico.
Ancora una ripetizione, recupero il neutro della colonna, ritorno a sedermi sui miei talloni. E da questa posizione, prendendo l'aria, ritorno in posizione neutra e ne appoggio sui miei gomiti. All'espirazione mi porto sulle mani e appoggio direttamente la colonna. All'espirazione, posizione della foglia. All'espirazione, ritorno avanti. Riprendo l'aria in, all'est, vengo sulle mani, arriccio la colonna, guardo il mio ombelico. All'espirazione mi porto sui talloni, all'espirazione recupero il neutro della colonna. Riprendi l'aria, all'est, vieni sulle mani, la colonna. All'inizio ti riporti nella posizione della foglia, poggia i gomiti e all'espirazione recupera ancora una volta il neutro. E questa volta lo mantieni, i pollici si guardano fra loro, lo sguardo è al centro delle due braccia. Tendo la mia gamba destra, tendo la mia gamba sinistra, prova a portare il bacino sulla stessa direzione dei talloni e delle spalle. Respiro per qualche secondo naso bocca, mantenendo la posizione di plank. Prendi l'aria ed espirando poggia giù i gomiti e ritorni seduta sui talloni. Da questa posizione entra in posizione quadrupedica, porta un ginocchio alla volta davanti a te e ti siedi completamente. Siamo seduti con gli ischi che sono ben attaccati al tappetino. Senti come sono ben ancorati, devono come lasciare un'impronta sul materasso. Le mani sono sotto le ginocchia. Da questa posizione, prendendo l'aria, cerco l'allungamento assiale della colonna, come se un filo mi tirasse verso l'alto. Espirando, porto leggermente il bacino in retroversione, formo una C con la mia colonna e quindi allineo e ritorno su, mi allungo. All'est. Vengo giù con la colonna e faccio questo movimento per qualche ripetizione. I gomiti sono verso l'esterno, proiettati verso l'esterno. Le spalle sono sempre lontane dalle orecchie. Ancora una ripetizione, poi rimango in C e passeggiando con le mie mani vado giù fino a stendermi completamente sul tappeto. Le mani vanno a incorniciare il collo con i gomiti presenti, attivi sul campo visivo. Prendi l'aria giù in posizione neutra, quindi ricordati di far passare un raggio di sole sotto la zona lombare. E respirando, vieni su in un crunch, ti guardi le ginocchia, l'ombelico viene risucchiato dall'addome. Prendi l'aria, ritorna giù ed espirando, vieni giù. Letto, la prossima volta che vieni su espirando, prova a portare entrambe le gambe a tavolino e quindi allinea gli alci sfiorano il pavimento e porto sulle gambe con le ginocchia. Esattamente sopra le anche. Prima solamente il busto si poggia a terra, inazione, il tirando avvicina leggermente delle gambe. All'in fletti e all'est stendi. Piedi in bipilates con le dita dei piedi che si separano e i talloni che rimangono uniti. Immagina di voler allontanare qualcosa con i tuoi piedi. Quindi attiva tutte le parti del tuo corpo, mantieni l'allungamento delle ginocchia. Mantieni adesso le gambe tese,
più o meno a formare un angolo di 45 gradi. Prendi l'aria ed espirando, prova a battere i piedi fra loro. Espirando, fai 4 battiti di piedi ed espirando ne fai altri 4. E quindi in 3, 2, 1, est, 3, 2, 1. Lo faccio ancora una volta. 3, 2, 1, est, 3, 2, 1. Blocco il movimento, porto le ginocchia al petto, afferro le ginocchia come a volerle abbracciare e inizio ad oscillare a destra e a sinistra, come a volermi cullare, dondolare sulla mia colonna. Rimani al centro, riporta una gamba alla volta a tavolino ed entra di nuovo in posizione di crunch con le mani attorno alla testa. Da questa posizione prendi l'aria, espirando, vai in un crunch e recupera di nuovo la posizione che abbiamo mantenuto prima. Quindi all'in, piedi a tavolino, all'est, gomiti, piedi di Pilates. All'in, ginocchia flesse. Let's ginocchio. Fai ancora due ripetizioni abbinando il crunch all'estensione delle tue ginocchia, ritorna poi con le tue gambe al tavolino. Porta una mano alla volta lungo il fianco. Le spalle si allontanano dalle orecchie. Lentamente vieni su in un crunch. Immagina di voler allungare queste braccia, di volerle staccare dal centro. Da questa posizione, prendendo l'aria, oscilla solo con le tue braccia per 5 volte ed espirando mantieni l'oscillazione per altre 5 volte. Quindi in 4, 3, 2, 1 e 4, 3. 2, 1, prova a staccare le scapole da terra. Sei poggiato solo sulla punta inferiore. Il movimento parte direttamente dalla spalla, lavora solo con l'oscillazione. Ti chiedo adesso di continuare l'oscillazione, ma di portare le gambe tese e quindi in. Stiamo solamente scaldando l'addome, vieni un po' più su, siamo sempre poggiati sulla punta inferiore delle scapole. Ricordati di respirare 5 volte in, 5 volte all'ex. In, est, lo faccio ancora per una ripetizione, intanto da scaldare bene il centro, poi riporta le ginocchia al tavolino e vieni giù con le tue spalle. Fai questa volta dei cerchi solo con le ginocchia. Immagina di voler disegnare dei cerchietti con queste ginocchia. Mantieni di nuovo le gambe a tavolino, afferra le ginocchia posteriormente, vieni su e dondolando sulla parte schiena, nuovamente in posizione seduta. Prendi l'aria in. Vieni su, ti allunghi. All'est ritorna nuovamente in quella famosa C cube. Lo fai ancora per 2 ripetizioni. Rimani in C e passeggia di nuovo con le mani sotto le cosce. Le ginocchia rimangono stese. Questa volta le braccia si stendono e vanno dietro la testa. Da questa posizione prendi l'aria. Ed espirando, stacca le mani da terra, stacca le spalle, stacca le scapole, avanza con le braccia in avanti e lentissimamente ti riporti su. Le mani sfiorano il pavimento e prendendo l'aria ritorni al centro con la colonna in allungamento. Inspira ed espirando, riavvolgi lentamente la colonna verso il tappetino. Le braccia si allontanano dal centro, vanno dietro. Prendi l'aria. Tirando, stacca testa con le spalle da terra, le braccia avanzano. Immagina qualcuno che ti aiuta a sollevarti da terra
le mani fermo il tuo seno e ti riallunghi. E vai, vieni giù lentamente. Stiamo iniziando a lavorare sul roll up. Prendi l'aria, espirando. Le braccia ti aiutano lentamente a cercare l'allungamento della colonna che avanza fino ad allungarti verso l'alto per posizione seduta. Ed espirando torna giù, lentamente, lentamente, un po' più lento, non lasciarti cadere, le braccia vanno dietro. Prendi l'aria ed espirando ritorna su, 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 su. Passiamo di nuovo a posizione seduta. Ancora una volta lentamente, avvolgo per bene le tendi e questa volta ti chiedo di mantenere le braccia lungo i fianchi. Recupera il neutro della colonna, senti se il tuo bacino è ben piazzato a terra, se l'osso sacro poggia correttamente sul tuo tappetino. Le ginocchia sono proiettate in avanti, le mani con una leva, blocco nel nostro movimento. Da qui prendi l'aria ed espirando vai solo in imprint con la colonna. Quindi allinea, recuperi il neutro, alletta, spalmi la zona lombare al tappetino. Lo faccio per qualche ripetizione. Espirando, placca. A mano che lo faccio, stacco qualche vertebra ogni volta un po' di più da terra. Fino a staccare completamente le vertebre lombari. Lavoro questo baby bridge, quindi la zona lombare prima si attacca, lentamente si stacca. La prossima volta. Raggiungi completamente la posizione di bridging. Prendi l'aria, la posizione di bridging, quindi rimani su nel ponte. Da questa posizione attacca bene le tue mani al tappetino e fissa bene gli annucci a terra. Prendi l'aria e vieni in punta del top con la tua gamba destra. Espirando, la gamba si stende. Adesso ti chiedo, inspirando, di portare la gamba parallela a quella flessa ed espirando, di riportarla su. Quindi alline le due gambe si incontrano più o meno all'est, si separano. In, vengo giù, est, torno su. Siamo sempre nella posizione di ponte, quindi ricordati di mantenere il bacino sulla stessa linea delle ginocchia e delle spalle, di lavorare come se la gamba fosse un mestolo e il bacino una pentola ferma. L'ultima ripetizione, rimango con la gamba verso l'alto e mantenendola stesa, lentamente rinvolgo una vertebra una volta verso il tappetino fino a ritornare in posizione neutra con la colonna. Fletto la mia gamba e la riporto giù. Sento come un lato rispetto all'altro è un po' diverso, un po' più lungo. Prendi l'aria ed espirando recupera di nuovo la posizione di bridging, spalmando la zona lombare a terra e costruendo una vertebra per volta fino ad arrivare in ponte. Riprendi l'aria in posizione statica ed espirando raggiungi le pelvi fino a ritornare giù, a recuperare il conotro. Lo faccio ancora per una ripetizione, quindi espirando spalmo la lombare, stacco la lombare e vengo su. Questa volta mantengo la posizione. Cerco di fissare bene il mio bacino, non lo devo far muovere. Prendendo l'aria porto la gamba sinistra in tabletop ed espirando lo stendo direttamente verso l'alto. Lavoro solo con la testa del femore. Inspirando la gamba viene giù parallela a quella flessa ed espirando la riporto su perpendicolare al pavimento. All'in giù, all'esterno torna su. In. E se immaginati di voler grattare col piede una parete che è davanti a te, quindi la sensazione che devi avere è quella di voler allungare la gamba, di voler separare la gamba dal bacino.
Mantieni sempre il centro sollevato, non perdere quell'allineamento che dobbiamo mantenere per tutto l'esercizio. Ancora una ripetizione, poi rimango con la gamba su, perpendicolare al pavimento. Piede, punta del piede attiva, prendi l'aria ed espirando, riavvolgi la colonna un po' per volta, fino a riportarti giù, con la gamba che si mantiene perpendicolare al pavimento. La porto poi in tabletop, la riporto giù. Avvicino una gamba alla volta al petto, aggancio le mani sotto le ginocchia e dopo sulla bassa schiena mi riporto su. Ritorno in posizione seduta. Adesso porta un ginocchio alla volta in tabletop, mantenendo però la posizione seduta. La colonna fa una leggera C. Senza appoggiare le gambe a terra, cammina con le mani sotto le ginocchia fino a stenderti completamente giù, mantenendo le gambe al tavolino. Da questa posizione poggia il tuo piede sinistro a terra, mantieni la gamba destra flessa. Immagina di voler scavare dentro la sabbia con questo piede, quindi all'in la gamba si piega all'esterno e torna. Lo faccio con la gamba più vicina allo schermo così vedete meglio. Faccio prima con questo. All'in il piede si flette un po' e poi ritorna come una pedalata. Immagina di voler pedalare con questa gamba. Di voler inserire il piede dentro un piccolo tubicino. Quindi devi fare un movimento molto fine. Pensando sempre di voler separare il femore dalla sua cavità. Prendi l'aria quando la gamba si allunga ed espira quando si flette. Quindi in ed es. In ed es. Lo faccio ancora per una ripetizione. Poi ritorno con la gamba in tabletop e con un unico cambio porto giù la sinistra e sulla destra o viceversa. Questo identico lavoro. All'in pedalo con la gamba all'esterno e la riporto al centro. Ancora due ripetizioni, poi ritorno con la gamba a tavolino. Porto su anche la mia gamba a sinistra, riaggancio la nuca con le mie mani, gomiti sempre attivi sul campo visivo. Da questa posizione prendo l'aria ed espirando ritorno in un crunch. All'in vengo giù, all'esto vengo su. All'in giù, all'esto giù. La prossima volta che butto l'aria e quindi sollevo il busto da terra, prendo anche la mia gamba sinistra. All'in recupero la gamba, all'esterno faccio il cambio. In giù, all'esterno stendo. Giù, stendo. Ritorno con le gambe a tavolino. Adesso ti chiedo di stendere la tua gamba a sinistra, di mantenere la gamba destra flessa. Aggancia con le mani le estremità laterali del ginocchio, laterale mediale del ginocchio. Prendi l'aria, fai un cambio. Espirando fai due cambi. Adesso all'in due cambi, all'est due cambi. In, est. In, est. Vieni un po' più su, stacca le tavole da terra. Attiva bene il tuo ombelico. Prendi l'aria, fai due cambi, espirando ne fai altri due. E la prossima volta che lo fai, cercando sempre di lavorare con l'addome attivo, prova a stendere entrambe le gambe. In, in, est, est. In, in, est, est. In, in, est, est. Ancora uno, uno, est, est. Gambe al centro, giù la testa, piega le ginocchia. Da questa posizione, lentamente ti riporti su contando sulla bassa schiena, recuperi la posizione seduta e porti le ginocchia a fianco. Allinea bene le ginocchia tra di loro, ricordati di portare il polso della mano che blocca il movimento sulla stessa linea delle tue ginocchia. L'altra mano
la lasciamo morbida lungo il fianco. Da questa posizione lavora solamente attivando bene la tua spalla. Dobbiamo imparare a dare un po' più di stabilità a questa articolazione. Per farlo ci serviamo di un muscolo che è il dentato. Attivando il dentato, quindi più o meno l'ascella, facciamo spostare leggermente il busto senza sovraccaricare la spalla. Quindi pensa di volerla, di voler proprio attirare questo fianco. Mantieni adesso la spalla staccata dall'orecchio, crea questo spazio, attiva bene l'ascella, mano lungo il fianco. Prendendo l'aria, vieni avanti col tuo bacino e ritorna giù ispirando. Prendi l'aria, avanza col bacino, immagina proprio di voler portare il bacino in avanti e ripiega le pieghe inguinali quando ti siedi. All'in vieni su, all'est torni giù. Ancora due ripetizioni, la prossima la mantieni, mantieni la posizione. La mano, il dorso della mano si porta sulla fronte. Da questa posizione, up, down. Prendi l'aria su, butta l'aria giù. In, est. Ricordati sempre di attivare il dentato, altrimenti lavori sovraccaricando la spalla. In, est. In, est. Ancora una ripetizione, poi riporti giù il ginocchio e ti riporti. Attiva le pieghe inguinali. Lavora di nuovo, stimolando bene la tua spalla. Attiva il dentato, come a volerti lanciare. Mantieni poi la posizione, attiva il dentato, il fianco si attiva tutto. Da questa posizione prendi l'aria, vieni di nuovo avanti, espirando ritorni giù. In, vieni avanti. S, vieni giù. La prossima volta che vieni avanti, occhio, perché bisogna stendere anche la gamba. Quindi all'in, vengo su, all'est, torno giù. All'in, vengo su, stendo la gamba. All'est, ritorno. Lo faccio ancora per due ripetizioni. Ancora una ripetizione, mantengo. Punta del piede attivo, dentato attivo, un unico pezzo. Tira bene il piede, fletti di nuovo il ginocchio, ritorna giù. Da questa posizione prova un attimino a rilassare il polso e il gomito aiutandoti con l'altra mano. Facciamo l'ultima variazione prima di passare dal lato opposto. Riporta la mano sulla linea delle ginocchia. Stacca bene la spalla dall'orecchio, attiva il dentato, prendendo l'aria viene avanti col bacino, espirando ritorna giù. Ancora una ripetizione, alla prossima stendi direttamente la tua gamba, quindi all'in la gamba si allunga, all'est ritorna giù. Lo faccio ancora per due ripetizioni. La prossima la mantengo, mantengo questa posizione, la gamba si stende. Adesso ti chiedo di portare il tuo braccio sopra la testa. All'in, il braccio si allunga verso il piede. All'est, il braccio va sopra la testa. In, fianco, est, testa. Ancora due ripetizioni. L'ultima, mantengo. Mano e piede, due direzioni opposte. Ricerca l'allungamento, prendi l'aria ed espirando. Riportati completamente giù. Da questa posizione mi risiedo. Aggancio le ginocchia, prendi l'aria, ti allunghi verso l'alto ed espirando ritorna in cima. Ancora un po' di mobilità, nel frattempo fai recuperare la mano che abbiamo mantenuto a terra. Ritorna al centro, porta le ginocchia sul fianco opposto. Da questa posizione ricerca sempre l'allineamento, mano ginocchia. La mano che prima era giù adesso si riposa lungo il fianco. Inizia attivando e scaldando bene la spalla. Stesso lavoro di prima. La testa sfonda, la testa si fa vedere. Giù, su.
Mantieni adesso la colonna in allungamento, il ventato attivo, l'altra mano lungo il fianco prendendo l'aria e il bacino si fa avanti. Mi porto sulle ginocchia, espirando attivo le pieghe inguinali, mi siedo, all'in ritorno su, all'es giù, in avanti, es ritorno. Ancora qualche ripetizione. La prossima la mantengo direttamente. Separa bene la spalla dall'orecchio, dorso della mano sulla fronte. Lavoro solamente con la gamba. All'in up, all'es down. In S. In S. In S. Ancora due ripetizioni. Ritorno giù con la gamba e attivo le pieghe inguinali. Mi siedo. Ancora una volta. Lavoro solamente con l'attivazione del dentato. Spingo il pavimento. Vengo su col busto. Riporto la mano giù. Attivo bene la posizione. Prendendo l'aria, ritorno su. Espirando, ritorno giù. Lo faccio ancora per due ripetizioni. Alla prossima provo ad allungare anche la mia gamba, quello che abbiamo fatto dal lato opposto. Quindi in, la gamba si stende, est, ritorno al centro. All'in, allungo, all'est, ritorno. E lo faccio ancora per qualche ripetizione, destabilizzando la mia posizione, ricercando l'allungamento della gamba. Ancora due ripetizioni. Alla prossima mi riporto giù. Stacco la mano da terra, cerco di roteare il polso per allentare le tensioni che abbiamo creato. Poi mi riposiziono nella posizione di side bend, ginocchia uno sull'altro, lungo il fianco. Da questa posizione all'in vengo su. All'est torno giù. Ancora una ripetizione. Dalla prossima stendo la gamba direttamente per tre ripetizioni. Ancora due. Espira giù. L'ultima la mantengo. Mantengo la posizione qua, punta del piede attiva. E il braccio va oltre la testa. Prendi l'aria ed espirandolo riporti giù. All'in su. All'est giù. Ancora in, est, attiva bene la punta del piede. L'ultima ripetizione, attiva bene la mano da una parte e il piede dall'altro. Due forze opposte, come se qualcuno ti tirasse da ambedue le parti. Da questa posizione prendi l'aria ed espirando, recupera il ginocchio, ti risiedi. Direttamente dalla posizione in cui ci troviamo, ruotiamo fino a raggiungere la posizione quadrupedica. Allinea bene le mani sotto le spalle, i gomiti verso l'esterno, prendendo l'aria guardi avanti ed espirando ti riguardi l'ombelico. Stabilizza adesso la posizione neutra della colonna. Vieni giù sui tuoi talloni e porta un po' più avanti rispetto a te le mani, come a volerle allontanare dal busto. Mantieni le mani ben aperte fra loro e senza variarne la posizione, avanza con le spalle sulle linee dei posti. L'ombelico viene risucchiato dall'addome. I piedi si arricciano. Da questa posizione prendi l'aria ed espirando stacca le tue ginocchia. Espirando porta giù solo le ginocchia. Espirando le stendi. All'in vengono giù. All'est tornano su. In giù. Est su. Un'altra ancora qui mantieni la posizione di plank. Fai quattro arti respiratori forzati, prendi l'aria dal naso, butta l'aria dalla bocca per quattro volte. E quando hai finito,
Vieni direttamente col bacino su nella posizione della B capovolta, quella in cui i talloni ricercano il pavimento, tutte le catene posteriori si allungano, la testa fra le braccia. Il bacino spinge verso l'alto, mantieni la posizione. Lentamente cammina con i piedi verso le mani e mantieni la testa bassa. Da questa posizione flessi leggermente le ginocchia e lentamente ritorni su, riavvolgendo le vertebre della colonna una per volta. Prendi l'aria, vieni su con le braccia, molto morbide, come abbiamo fatto all'inizio della lezione. Ed espirando le riporti giù. All'inizio loro tornano su e all'esterno vengono giù. Rimani su adesso con le tue braccia. Sempre molto morbide, prendi l'aria ed espirando falle cadere completamente. All'inizio le accompagni verso l'alto e all'esterno le fai crollare verso il basso. Lo fai ancora per una ripetizione. Espirando, tornano giù. Mani sulle cosce, prendi l'aria, ritorna a lavorare sulla mobilità della tua colonna. Espirando, pelvi in avanti, torni su. Inspirando, vieni avanti, ischi separati. Espirando, retroversione del bacino, anche il collo si muove insieme alla colonna. Lo fai ancora per una ripetizione. Espirando, torni su, rimani su in stazione retta e porta di nuovo le braccia verso l'alto. Adesso prendi l'aria, espirando, porta entrambe le braccia sul fianco molto velocemente ed ispirando, ritorni su. Espirando, cadere dall'altra parte e ritorni su. Espira, giù le braccia, inspira, torna su. Fallo il più veloce che puoi, abbandonati a questo movimento. Cerca di renderlo fluido da una parte e dall'altra. Aiutati sempre con le ginocchia che si flettono quando scende il busto verso il basso. Ancora una ripetizione per lato, poi ritorni in centro. Prendi l'aria ed espirando vai giù in un roll down. Aggancia le dita dei piedi con le mani, stendi le tue ginocchia. Prendi l'aria, ammorbidisci le ginocchia e lentamente ti riporti su, articolando sempre le vertebre della colonna. Prendi l'aria, allarga le braccia, unisci le mani in preghiera con loro ed espirando, grazie. Grazie ragazze. Ciao! Ciao. Ciao! Tutto bene? Sì, io ho avuto qualche problema con la linea, ma colpa mia sicuramente, perché qua la linea Dai, non per è fortuna proprio. si possono riguardare dal Sì, sito. Va bene. Dai, noi ci vediamo mercoledì a questa stessa ora con qualche cosa in più da aggiungere. Ci dai. allunghiamo sempre un po' di più. Vediamo se a fine anno recuperiamo qualche centimetro. Ok. Io ci spero da una vita. Dai, ragazze, vi auguro una buona serata. Altrettanto, grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao.